La mattina del 22 settembre del 2013, l'arcivescovo di Manila, cardinale Luis Antonio Tagle, celebra la Santa Messa. Nella sua omelia, pronunciata in italiano e in inglese, il cardinale ha esortato a seguire l'esempio di Padre Pio a servire Dio. Chi serve il vero Dio, ha detto, ha un cuore grande, abbraccia tutti, anche la croce del Signore. Ogni insegnamento di Gesù Cristo rivela a noi il volto del Dio Padre, il Dio Padre conosciuto intimamente da Gesù e rivelato a noi. Every teaching of Jesus reveals the face of God the Father. The Father that Jesus knew intimately. Oggi Gesù rivela questo volto del Dio Padre, Padre giusto, Padre amante dei poveri, però un Dio geloso. Perché Gesù dice, nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Un Dio Padre geloso. Ma perché è geloso? Soffre questa malattia psicologica di inferiorità? No, certamente no. Il Dio Padre è il creatore di tutti, non ha bisogno dei nostri omaggi, non ha bisogno di qualcosa da noi. Infatti, noi non abbiamo niente da dare a Dio, ma perché il Padre è geloso e non vuole che noi serviamo altri padroni? The God that Jesus reveals to us is a God of justice and love for the poor, but also a jealous God. A God who says, you cannot serve two masters, for you will love one and hate the other. But why is God a jealous God? Is God suffering from inferiority complex? No, God does not need our homage. God does not need anything from us. In fact, we cannot add anything to God. But why is God a jealous God? Mi sembra che San Paolo, in sua lettera all'apostolo Timoteo, ha dato a noi il segreto. Uno solo, infatti, è Dio. Uno solo infatti è Dio. E questo Dio, Padre giusto, che ama i poveri, dà spazio nei nostri cuori per gli altri. Solo il vero Dio può darci ampio spazio per amare gli altri. Invece, gli idoli, i falsi dei del mondo, la ricchezza, il prestigio, il potere, chiudono i nostri cuori affinché non ci sia spazio per gli altri, per i poveri, per il creato.
solo il Dio unico vero apre il cuore per amare. La gelosia del Dio Padre non è per se stesso, è per noi, per la nostra salvezza, per il nostro cuore. Only the true God provides space in our hearts for other people, for others, especially the poor, and for creation. Only the true God opens our hearts to love. False gods close our hearts. False gods make us forget other people, especially the poor. So the jealousy of God is not for God, but for us, to save our hearts, to save other people, to save the poor, and to save creation. Fratelli, sorelle, non potete servire Dio e la ricchezza. Il profeta Amos, nella prima lettura, ha sperimentato i frutti, gli effetti del servizio alla ricchezza, dai potenti, dai ricchi. Quando qualcuno serve la ricchezza, il cuore pian piano chiude ai bisogni degli altri e pian piano comincia a calpestare il povero, sterminare gli umili e comprare con denaro gli indigenti. I poveri indigenti diventano oggetti da comprare, da vendere e non persone ad amare. No, per favore, non serviamo la ricchezza e i dei falsi, gli idoli del mondo contemporaneo. The prophet Amos saw the effects of the worship of false gods. Because of the worship of riches, people oppress the poor. They even buy the poor. The poor are no longer persons, but they have become objects and commodities to be sold and to be bought. No, that should not be the way with us. Oggi dobbiamo scegliere: servire il vero unico Dio o la ricchezza? Seguiamo l'esempio santo di San Pio, Padre Pio. Servire Dio, comunione con Dio, comunione con Cristo, comunione con i sofferenti, i malati, con i poveri. Questa testimonianza evangelica è possibile solo perché un cuore serve il vero Dio. Chi serve il vero Dio ha un cuore grande per abbracciare tutti, anche la croce del Signore. Dio o la ricchezza? Preghiamo perché la nostra ricchezza, la nostra sola richiesta si trovi in Dio.